Ciao, benvenuti sul mio canale, sono zia Anna Maria. Oggi andrò a preparare la confettura di caffè. È una ricetta che ho visto sul canale di Yes Looking ed è molto buona. Io ho già preparato una dose per me 2 settimane fa e è piaciuta a tutti. Adesso ve la propongo a voi, però con metà dose. Io vi do comunque la dose intera e poi vi dico la dose a metà. Passiamo a vedere cosa ci serve, che poi sono solo 3 ingredienti, quindi è semplicissima. Allora, abbiamo bisogno della panna fresca, liquida, quella da banco frigo, caffè e zucchero semolato. La dose intera è 500 mg di panna, 125 mg di caffè e 125 di zucchero semolato. Io invece sto facendo 250 mg di panna, un 62,5-63 circa mg di caffè e la stessa cosa, 62-63 grammi di zucchero semolato. Questi ingredienti bisogna metterli tutti insieme nella padella. E passare sul fuoco a cuocerla. Praticamente bisogna cuocerla come una normale crema pasticcera. Quindi bisogna girare sempre. Andiamo sul fuoco. Facciamo andare sul gas a fiamma medio-bassa per un 10 minuti, sempre girando 10-15 minuti. Gli ultimi 5 minuti facciamo andare a fuoco vivace. Se fate la dose intera invece, 500 mg, dovete fare cuocere per 25 minuti. Gli ultimi 10 minuti invece a fuoco vivace. Dopo il tempo di 10 minuti, come vi ho detto prima, fate bollire alzando la fiamma vivace. Mi raccomando, se utilizzate la dose intera, ricordatevi di mettere sempre una pentola bella alta perché bollendo c'è il rischio che possa venire fuori. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Ottima a colazione o a merenda. Potete utilizzarla su quello che a voi più piace, su una fetta di pane da toast, su una galletta di mais o io, come la utilizzerò io, su un cracker. Quindi è ottima su tutto, soprattutto a chi piace il caffè. Io l'ho spalmata anche sul cracker e sulla galletta di mais. Anche su una semplice fetta di pane è ottima, quindi gustatela come piace più a voi. La rimanente crema la dovete conservare in un barattolo sterilizzato, la mettete dentro, fatela raffreddare, la chiudete e la conservate in frigo oppure in dispensa. Se invece la utilizzate, che vi serve, la mettete in frigo, si mantiene per un bel po'. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, ringrazio tantissimo ancora Yes Looking, ovvero Jerry, e noi ci rivediamo alla prossima video ricetta. Ciao!